Ilaria Lucaselli, Fratelli d'Italia, ieri da Tirana il Premier Meloni ha lanciato un nuovo appello all'Europa a fare di più su energia e migranti. Insomma, immagino un appello che condividete. Sì, assolutamente. Sui migranti devo dire la verità, insomma, c'è stata un'apertura molto importante, quindi il fatto di rendersi conto e ammettere finalmente che obiettivamente quello delle politiche migratorie è un problema europeo di cui l'Europa si deve evidentemente occupare e sicuramente il tema dell'energia che è importantissimo non soltanto per l'Italia ma per la tenuta delle nazioni europee tutte, anche se sappiamo bene che all'interno dell'Europa ci sono nazioni maggiormente colpite da questo problema, come ad esempio l'Italia rispetto ad altre, e anche in questo caso l'apertura dell'Europa alla discussione di eventuali soluzioni è stata molto importante. E oggi a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati sulla manovra. È una manovra che riceve molte critiche. Voi tutti contro la manovra, voi condividete questa lettura oppure no? Ma no, ovviamente la manovra deve, insomma, quando si commenta la manovra bisogna tener conto del fatto che è stata una legge di bilancio fatta in tempi molto ristretti, vivendo un periodo di emergenza molto complicato, prima fra tutte quella energetica e poi ovviamente anche quella dell'inflazione e del carrello della spesa. Quindi tenendo a mente questi due elementi, questa è una manovra che inizia a dare delle risposte, evidentemente con taglio politico, forse per questo non piace a chi non condivide la nostra linea politica, ma questa è la prima manovra del governo di centrodestra, quindi una manovra politica che dà un indirizzo, ovviamente getta le basi per creare a partire da gennaio tutta quella serie di provvedimenti che servono all'Italia per ripartire, sicuramente un grandissimo punto di partenza che si occupa di sanità, di fragili, di famiglie e di lavoratori.